Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e visto che me lo chiedete, oggi andiamo a parlare delle trasmissioni di SRAM. Prendiamo quindi in analisi tutti i gruppi dedicati alla mountain bike. Partiamo da alcune premesse generali. SRAM si inserisce nel mercato in una gamma differente rispetto al brand Shimano. Se vi siete persi il video precedente, vi invito a visionare la presentazione dei gruppi Shimano. Le trasmissioni di SRAM vanno a prendere una fetta di mercato differente e tagliano fuori tutti quei gruppi entry level che sono collocati solitamente all'inizio della gamma. Infatti, SRAM all'interno della sua gamma taglia fuori i gruppi con tre corone. Avremo esclusivamente un solo gruppo con doppia corona, che in questo caso sarà disponibile in due versioni da 10 e 11 velocità. Per tutto il resto della gamma viene utilizzato esclusivamente il monocorona. Le trasmissioni di SRAM richiedono poi un corpetto a ruota libera proprietario, denominato XD. Andremo poi a vedere nel dettaglio quali di queste trasmissioni consentono l'utilizzo anche con il normale corpetto Shimano. La gamma dei prezzi è piuttosto varia, ma in questo caso si colloca in una fascia decisamente più alta rispetto a quella di Shimano. Altra premessa, per i gruppi di SRAM non esiste una netta distinzione tra le diverse categorie di mountain bike. Infatti, i gruppi vengono consigliati per un utilizzo molto ampio, che va dal cross country all'all mountain e all'enduro. Esistono esclusivamente alcune piccole differenze che andremo ad evidenziare per i modelli interessati. Partiamo dalla tabella riepilogativa, andando a vedere i gruppi che ho suddiviso per fasce di appartenenza. Partiamo dalla prima fascia che include tre gruppi. Nel primo gruppo partiamo dal modello NX, dotato di 11 velocità. In questo caso il groupset è disponibile in una sola versione. Il suo pacco pignoni ha una rapportatura che parte da 11 denti. In questo caso il gruppo sarà compatibile con il classico corpetto Shimano. Salendo di categoria troviamo il gruppo GX, che presenta diverse varianti, che in questo caso invece vengono specificate per cross country o per le discipline dell'all mountain. All'interno di questa serie troviamo diversi tipi di cambio e di multipliche e fanno comparsa gli unici gruppi da 10 e 11 velocità con doppia corona. Se state cercando quindi una trasmissione doppia del gruppo SRAM, questa è l'unica fascia in cui sarà disponibile. Per la compatibilità del pacco pignoni dovrete controllare il numero di denti. Il trucco è questo: se il pignone più piccolo è da 11 denti, avrete bisogno del corpetto classico Shimano. Quando invece il primo pignone ha 10 denti, in questo caso sarà necessario un corpetto a ruota libera più piccolo XD SRAM. Dopo il gruppo GX da 11 velocità, troviamo il gruppo X01. In questo caso si tratta di un gruppo di alta gamma, monocorona con 11 velocità. A parer mio, attualmente non ha molto senso, in quanto con un prezzo simile potete acquistare direttamente il gruppo dotato di 12 velocità. Subito dopo troviamo un macrogruppo denominato Eagle. In questo caso il numero di velocità passa a 12 e si tratta esclusivamente di gruppi monocorona. In questa categoria abbiamo 5 gruppi diversi. Si parte dall'SX, ossia il gruppo entry level più economico. Dispone della stessa tecnologia dell'alta gamma, ma con materiali più economici e con un peso decisamente più alto. Mancano poi alcuni accorgimenti tecnici, ad esempio il collarino dei comandi non sarà compatibile con il montaggio del freno, ma resta separato.
Se ad esempio volete un collarino matchmaker che connetta comando e freno, dovrete salire nella gamma. Il gruppo NX sale di qualità e aumenta di conseguenza anche il prezzo. I gruppi SX Eagle e NX Eagle possono essere montati su un corpetto ruota libera Shimano. Se state pensando di fare un upgrade alle 12 velocità, queste due trasmissioni di SRAM sono davvero un'ottima occasione, in quanto, a differenza ad esempio di Shimano, che richiede un corpetto ruota libera proprietario, il Micro Spline, con questi due gruppi potete invece montare nello stesso corpetto delle 10 e 11 velocità. Dal gruppo GX a salire, invece, sarà obbligatorio il corpetto ruota libera XD di SRAM. Il gruppo GX si colloca al centro della gamma e a mio parere rappresenta il gruppo migliore, in quanto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se dovessi paragonarlo con un gruppo Shimano, potrei dire che si colloca circa all'altezza di un gruppo SLX. Salendo nella gamma troviamo il gruppo X01, che in questo caso viene suggerito da SRAM per gli usi più gravosi come l'All Mountain e l'Enduro, mentre l'XX1 viene suggerito per il cross country e per le bici da trail. Questi due gruppi hanno quindi una differenza sostanziale di peso e robustezza. L'X01 risulta sicuramente più duraturo e resistente, a scapito del peso. L'XX1 punta tutto sulla leggerezza, adottando dei componenti più leggeri. Successivamente troviamo la categoria AXS, che racchiude tre groupset dotati di tecnologia wireless. Ossia, il cambio funzionerà in maniera wireless, senza fili. Questo a differenza dei gruppi elettronici di Shimano. I gruppi di Shimano sono collegati tramite un cavo, che va dal cambio al comando, mentre i gruppi SRAM sono dotati di tecnologia senza fili. Avremo quindi un remoto con batteria indipendente sul cambio e sul comando. Si parte dal GX, che è il più economico. A seguire l'X01 e l'XX1. Anche in questo caso la differenza resta la stessa, ossia l'X01 è consigliabile per le discipline gravity, mentre l'XX1 per le discipline legate al cross country e al trail riding. Per finire troviamo dei gruppi dedicati alla discesa. Il gruppo EX1 è dotato di 8 velocità e viene realizzato e consigliato per un utilizzo sulle e-bike, mentre i gruppi GXDH e X01DH sono realizzati appositamente per le competizioni di downhill. Anche in questo caso le differenze sono legate al peso e alla qualità della componentistica. Vediamo ora una domanda ricorrente, ossia come equiparare i gruppi di SRAM e i gruppi di Shimano. Come detto prima, non è affatto semplice fare un paragone diretto, questo perché esiste una differenza sostanziale tra le fasce di prezzo. Possiamo però dare un paragone di massima. Il gruppo NX Eagle da 12 velocità potrebbe essere paragonato a un gruppo Shimano Deor, mentre il gruppo GX Eagle si colloca all'incirca tra un gruppo SLX e un gruppo XT. I gruppi top di gamma XX1 e X01 sono invece paragonabili al diretto concorrente XTR. Per qualsiasi domanda scrivetemi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!